Settimana scorsa in un video di FK Story abbiamo parlato di internet, o meglio di come è nato internet. Quindi ho ritenuto opportuno portare un episodio, anzi più di uno, di FK Under the Hood che parla di come funziona internet. Ovviamente non posso parlare di come funziona tutto internet, anche perché penso che il video durerebbe qualcosa come 18 ore e non ne vale la pena. Facciamo un balzo al video precedente, perché come dicevo in quel video, il punto di svolta di ARPANET, che è il precursore di internet, fu l'accomodazione di pacchetto. Senza di esso non avremmo avuto internet, o comunque non avremmo avuto un internet come lo conosciamo adesso. Infatti lo scopo di questo video è quello di parlare in maniera un po' più approfondita di come funziona l'accomodazione di pacchetto, che è quello che fondamentalmente rende possibile internet. Ve lo dico già da subito, non è una cosa molto semplice, quindi ho dovuto fare un video che possa essere confezionato in 20 minuti, spero di restare nei 20 minuti, in cui voglio parlare di due cose fondamentali, dello stack TCP/IP e dell'istradamento. Sono quasi certo che queste due parti saranno pubblicate in due video diversi, perché secondo me sarà un video lunghissimo e quindi molto sicuramente lo spezzerò in due parti, anche se sto facendo un'unica ripresa. Quindi iniziamo con l'introdurre lo stack TCP/IP. Come dicevo il video scorso, TCP/IP sta per Transmission Control Protocol and Internet Protocol, che siccome vanno sempre all'unisono, quindi vengono messi insieme. In realtà non è un unico protocollo, non sono due protocolli, sono quello che viene definito una suite di protocolli, che adesso andiamo un pochettino nel dettaglio in questo video. In base a dove lo leggete, questa pila, sì, stack significa pila nel senso di roba accatastata, no di batteria, può avere 4 o 5 strati. Questo perché alcuni libri di testo due strati vengono accorpati insieme. Io preferisco fare quella che conosco io, che è quella che prevede 5 strati, e in questo video poi andremo a sbobbinarli. Se volete sapere come funziona internet nel dettaglio, continuate a guardare questo video dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io come al solito sono Valerio e oggi apriamo un vaso di Pandora che sarà difficile poi richiuderlo per quanto riguarda il funzionamento di internet. Ma prima di cominciare, come al solito, vorrei ricordare di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così quando pubblicherò un nuovo video sia su questa serie di internet che anche su altra roba, voi riceverete una notifica sul vostro cellulare e non ve lo perdete. Inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, qui sotto troverete il mio tag, dove porto spesso anticipazioni di video che faccio su questo canale e altre robe sulla mia vita privata. E allora adesso parliamo di questi 5 strati del protocollo TCP/IP. Quello che si trova più in alto si chiama strato applicativo, seguito dallo strato di trasporto, dopo c'è il strato di rete, quasi in fondo c'è lo strato data link e infine abbiamo lo strato fisico. Adesso io andrò uno per uno per ciascuno di loro e andiamo a vedere cosa succede. Dunque, la maggior parte di tutti questi strati, almeno da quel che so fino al data link, sono implementati a livello di sistema operativo. L'ultimo, quello fisico, è implementato a livello hardware. E poi alla fine di questo video, quando arriveremo allo strato fisico, capiremo bene perché. Ma quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo col primo strato. Primo dipende dai punti di vista, se siamo in trasmissione o in ricezione. Se siamo in ricezione sarà l'ultimo strato, quindi supponiamo che noi siamo in trasmissione di dati, iniziamo col primo strato. Lo strato applicativo. Lo strato applicativo è fondamentalmente quello che vede l'utente, e di fatto è l'unica cosa che vede l'utente, perché tutto il resto che sta sotto funziona in maniera tutto trasparente per l'utente, cioè l'utente non sente conto di quello che succede sotto. Un computer o un qualunque dispositivo connesso alla rete ha diverse applicazioni che vuole usufruire della trasmissione di dati attraverso internet. Un browser, un client di posta elettronica, Skype o il vostro gioco preferito con cui voi, non lo so, giocate online, fate le vostre battaglie, tipo che ne so, faccio un esempio, Fortnite. Però, diciamo, sono tanti attori che vogliono trasmettere su un unico canale. Quando un'applicazione vuole stabilire una connessione o comunque vuole mandare un messaggio attraverso internet, non fa altro che scrivere un messaggio. Questo messaggio viene poi mandato allo strato di trasporto. Lo strato di trasporto, la prima cosa che fa è suddividere il messaggio in parti più o meno uguali. Ognuno di questi pacchetti, che il pacchetto è una porzione del messaggio originale, avrà un'intestazione. Cosa contiene questa intestazione? Beh, dipende dal protocollo di trasporto utilizzato. Ce ne sono diversi, ma quelli più utilizzati sono due. Il protocollo TCP, ovviamente, e il protocollo UDP. UDP sta per Unified Datagram Protocol. Si differenzia dal protocollo TCP/IP per due fattori principali. Fattore numero uno è che il protocollo UDP
non garantisce che tutti i pacchetti arrivino a destinazione. Riprendendo l'esempio che facevo la settimana scorsa del servizio postale, il protocollo UDP va visto come se fosse l'invio di una lettera standard. Prendiamo una lettera, scriviamo l'indirizzo, affranghiamo e la imbughiamo. Invece il protocollo TCP va visto come se fosse una raccomandata con ricevuta di ritorno. Perché? Il protocollo TCP garantisce che il pacchetto è ricevuto. E come lo garantisce? Quando il pacchetto arriva, il destinatario dice ok, il pacchetto è arrivato. Se il pacchetto non arriva, richiede la trasmissione. Per UDP non si sa se il pacchetto è arrivato a destinazione perché il protocollo non prevede la ricevuta di ritorno, un po' come se fosse la raccomandata. Un'altra differenza sostanziale fra TCP e UDP è che TCP garantisce che i pacchetti trasmessi, una volta giunti a destinazione, vengono ricomposti con lo stesso ordine con cui sono stati trasmessi. Il protocollo UDP non garantisce questo. Questo perché, come vedremo, quando i pacchetti vengono istradati attraverso la rete, possono fare percorsi diversi. E quindi un pacchetto mandato prima di un altro può arrivare dopo. Però, anche se arriva dopo, il protocollo TCP li rimette insieme nell'ordine con cui sono stati inviati. Qualcuno potrebbe dire, allora, la maggior parte delle volte si utilizza TCP perché è quello più affidabile. E in realtà dipende. Il protocollo UDP si utilizza molto spesso per quelle applicazioni, diciamo, real time, tipo una chiamata su Skype, perché se mentre noi parliamo con un tizio, una tizia, perdiamo qualche frame, non succede nulla, non esplode il mondo. Se noi invece volessimo inviare un file, in quel caso noi vogliamo che tutti i pacchetti arrivino a destinazione e che siano nello stesso ordine, quindi in quel caso noi utilizzeremo il protocollo di trasmissione TCP. O anche, per esempio, nel caso in cui stiamo giocando in un gioco online, siccome vogliamo che sia quanto più vicino al real time, quindi noi vogliamo mandare quanto più pacchetti possibile, se qualcuno si perde pazienza. Adesso, una volta scelto quale protocollo di trasmissione utilizzare, entrambi i protocolli ad ogni pacchetto aggiungono un'intestazione. L'intestazione contiene alcune informazioni, tra cui include il numero di porta. Che cos'è il numero di porta? Prima facciamo un esempio con la vita reale. Quando voi ricevete delle lettere, a casa vostra suppongo ci sono più persone. Diciamo il numero di porta, nel nostro esempio della lettera, è il nome della persona a cui quella lettera deve essere capitata. Questo perché il numero di porta identifica l'applicazione che ha mandato o vuole ricevere un messaggio. E siccome il operativo ha diverse applicazioni, noi non vogliamo sbagliare e quindi il numero di porta ci garantisce che noi mandiamo il pacchetto all'applicazione giusta. Il numero di porta è un numero a 16 bit, quindi 2 byte. Può rappresentare numeri che vanno da 0 a 65536. Noi per una connessione internet possiamo scegliere qualunque porta, tuttavia esistono quelle che si chiamano le porte di sistema o quelle riservate, che vanno dalla porta 0 alla 1023. Facciamo un esempio di porte standard, tipo il protocollo HTTP, quello delle pagine web, è sulla porta 80. Se avete mai pubblicato un sito internet, avete sicuramente utilizzato il protocollo FTP che viaggia sulla porta 20 e 21, su entrambe contemporaneamente tra l'altro. Qualche mese fa, in questo video, avevo parlato di IRC. E IRC viaggia sulla porta 6667, quindi è fuori dal range delle porte riservate. Tuttavia, IRC ha una porta riservata, che è la porta 194, ma non se la caga nessuno. Le persone continuavano e continuano a utilizzare la porta 6667. Una volta che il protocollo di trasporto ha fatto il suo duro lavoro, la palla passa allo strato inferiore, ovvero lo strato di rete. Anche in questo caso, lo strato di rete prende i pacchetti, li suddivide in parti più piccoli e mette delle intestazioni su ognuno di esso. Tra le cose più importanti che lo strato di rete mette in questa intestazione è l'indirizzo IP. E qua si apre un grandissimo vaso di Pandora che io provo a restringerlo nei minimi termini. L'indirizzo IP è quell'indirizzo che garantisce l'istradamento dei pacchetti. Senza di esso niente arriverebbe a nessuno. Come è fatto l'indirizzo IP? Nella fattispecie vi parlerò adesso dell'indirizzo IP versione 4. L'indirizzo IP è un identificativo che identifica una connessione a internet. Questo identificativo è formato da 4 numeri separati da un puntino. Ognuno di questi numeri può andare da 0 a 255. Questo perché? Perché ognuno di questi numeri è rappresentato da 8 bit e con 8 bit possiamo andare da 0 a 255. Fine. Avendo 4 di questi numeri, l'indirizzo IP in totale è di 32 bit, quindi 4 byte. Ora, con 4 byte possiamo rappresentare un numero di indirizzo IP che è poco superiore a 4 miliardi. E quando fu inventato questo protocollo si pensava che era un ottimo numero. Ma adesso questo sta diventando un problema. Perché al mondo non è difficile trovare 4 miliardi di dispositivi collegati. Non parlo solamente di computer, ma anche di cellulari, tablet, router, disposti sulla rete. E quindi
stiamo arrivando a una situazione di saturazione. È per questo motivo che nel 98 è stata creata una bozza per quello che sarebbe stato il protocollo IPv6, che anziché utilizzare indirizzi IP di 32 bit ne utilizza 128, e questo permette la creazione di una svagonata di numeri di indirizzi IP che, anche se ognuno di noi fosse collegato a internet col cervello utilizzando impianti tipo i Borg di Star Trek, avremmo comunque indirizzi IP per cablare tipo mezza galassia. Sono un numero della Madonna. Tuttavia, anche se il protocollo IPv6 è stato abbozzato nel 98, sono passati quasi 20 anni, quindi siamo già nel 2017 che è stato ratificato e quindi è stato approvato. Quindi la domanda viene spontanea: adesso cosa si utilizza? Indirizzi IPv4 o indirizzi IPv6? In realtà più la prima che l'altra. Il fatto che, essendo che è stato ratificato ufficialmente nel 2017, è impensabile che in 5 anni, perché adesso siamo nel 2022, possiamo cambiare tutti i router di tutto il mondo. Al momento, beh, per tutti i router che conoscono i IPv6 si utilizzano entrambi. Ma io lo so cosa state pensando, la domanda che avete in testa è: quando il IPv6 completamente sostituirà il IPv4? La risposta è: non si sa, forse addirittura mai. Sicuramente io, quando schiatterò, ancora si utilizzerà IPv4 assieme a IPv6. IPv6, da quello che so, non c'è una data che dice da questo giorno in poi non ci sarà più IPv4. Si utilizzano entrambi, anzi più IPv4 che IPv6. Però dall'altra parte ho detto che indirizzi IP stanno finendo. E quale pezza hanno messo per risolvere questo problema? Quando noi sottoscriviamo un contratto con un internet service provider, riceviamo a casa un router, come quello che c'è dietro questo schermo. Il router ha una connessione verso l'esterno e poi ha diverse connessioni verso l'interno. Le diverse connessioni verso l'interno possono essere i cavi Ethernet, la connessione o una o più connessioni Wi-Fi. Il mio router, per esempio, ha 2 reti Wi-Fi e credo 3 o 4 porte Ethernet, se non ricordo male. E ovviamente una che va verso l'esterno. I dispositivi collegati al router, tipo questo computer, la telecamera, tutto quello che c'è di informatico in questa casa, si collegano al router. È il router che decide quale indirizzo IP ognuno dei miei dispositivi ha. Questo è quello che viene definito indirizzo IP locale. È un indirizzo IP che viene visto solamente all'interno della rete di casa mia. La stessa cosa succede a casa vostra. Poiché c'è solamente una connessione verso l'esterno, il router ha un solo indirizzo IP definito pubblico, e quell'indirizzo IP è quello che viene visto da tutto il mondo. Infatti, se voi andaste su qualunque sito in cui viene detto il vostro indirizzo IP, basta digitare su Google "what is my IP" e vedete, ovviamente quello che vedete a schermo non è il mio indirizzo IP, ma è quello della mia VPN. E quindi quelli che si stanno saturando non sono indirizzi IP locali, perché alla fine noi possiamo creare delle reti locali come ci pare e piace, sono tutti indirizzi IP pubblici. E finché non ci saranno esattamente 4 miliardi e poco più di dispositivi connessi a internet contemporaneamente, il problema è gestibile, dopodiché esploderà tutto. Perché sì, è vero che nel totale sicuramente nel mondo ci saranno più di 4 miliardi di dispositivi, però utilizzando questo trucco delle sottoreti, si chiama, e avendo un solo dispositivo esposto a internet e quindi che occupa un indirizzo IP pubblico, il problema per adesso nel 2020 è gestibile. Che forma hanno gli indirizzi IP privati? Ovviamente hanno delle forme uguali agli indirizzi IP pubblici, ma sono stati riservati dei range particolari. Quelli più famosi sono 3 range, e qua mi mantengo un po' più sul vago. Il primo range è quello che va da 10.0.0.1 fino a 10.0.0.254. Un altro range famoso è quello 192.168.0.1 fino a 192.168.0.254. Ma se tutti i nostri dispositivi hanno degli indirizzi IP uguali agli altri, come fa internet a funzionare? Come vi dicevo, è un indirizzo IP locale solamente che funziona a casa mia. È il router che si occupa poi di mandare i pacchetti fuori, e poi quando riceve i pacchetti sa a quale computer o dispositivo mandarlo all'interno della rete. Ecco perché esiste un router. Che invenzione la comutazione di pacchetto! Una volta che lo strato di rete ha fatto il suo sporco lavoro, la palla passa allo strato inferiore. Lo strato data link fa uno sboto di roba, ma proprio una marea. E io mi soffermo su un aspetto particolare, ovvero l'aspetto del checksum. Il checksum è un algoritmo non necessariamente informatico, e adesso vi faccio degli esempi, tra l'altro esempi non informatici, che permette di capire se un pacchetto che è stato trasmesso è genuino o no. Per genuino intendo dire che non ha degli errori all'interno. Se un pacchetto sia stato corrotto durante la trasmissione, perché ovviamente va da porto in porto, ovviamente se siamo in presenza di protocollo TCP richiediamo la trasmissione. Ma come facciamo ad accorgercene se un pacchetto è corrotto? Perché il computer non vede altro che una stringa di bit
Come fa a sapere se un bit doveva essere 1 piuttosto che 0? È qui che entra in gioco un algoritmo di checksum. Ora io non vi spiegherò l'algoritmo di checksum che è stato implementato all'interno dello strato data link, ma quello del codice fiscale. Qui a schermo vedete il codice fiscale di una persona immaginaria che mi sono inventato io, che si chiama Mario Rossi, nato a Roma il 1 gennaio del 1980. È un codice di 16 caratteri alfanumerici e ora andiamo a vedere ognuno di questi caratteri cosa significa. I primi tre caratteri sono le prime tre consonanti del cognome, ovviamente se sono presenti. Invece i caratteri 4, 5 e 6 identificano la prima, la terza, la quarta consonante del nome, se sono presenti. In Mario non ci sono quattro consonanti, quindi viene preso la M, la R e quindi si inizia a prendere le vocali dall'inizio della parola, in questo caso la A. Poi abbiamo 80, che indica l'anno di nascita, la A identifica il mese di nascita, c'è una tabella che è stata creata apposta in cui ogni mese viene associato un carattere particolare, e poi abbiamo 01 che identifica il giorno di nascita. Poi abbiamo H501, quello identifica il codice catastale del comune di Roma. Infine abbiamo la U. Che cos'è sta U? La U è quello che viene chiamato carattere di controllo. Il carattere di controllo viene calcolato dagli altri 15 caratteri in modo tale che se noi nel trascrivere o nel comunicare un codice fiscale abbiamo sbagliato, se abbiamo confuso uno 0 con una O o abbiamo fatto delle imprecisioni nel trascriverlo, quando noi poi ricalcoliamo con un algoritmo che adesso vi spiegherò, non proprio nel dettaglio, però vi spiegherò, eseguiamo questo algoritmo per controllare, dobbiamo ottenere alla fine la lettera U. Se otteniamo una lettera diversa, significa che qualcosa è sbagliato. Ovviamente noi non possiamo mai dire quale carattere è sbagliato, però noi possiamo richiedere, diciamo, al nostro cliente di ridarci il codice fiscale. Allora, come funziona il checksum per il codice fiscale? Ognuno dei caratteri alfanumerici, ovviamente escludendo l'ultimo, viene associato un numero. Il numero che viene associato è diverso se quella lettera si trova in posizione pari o in posizione dispari. Facciamo degli esempi. La prima lettera è la R e gli viene associato il valore di 8. Dopodiché abbiamo due S. E infatti queste due S, poiché uno si trova in posizione pari e l'altra si trova in posizione dispari, hanno due valori associati differenti. La S messa in seconda posizione avrà il numero 18, invece la S messa in terza posizione avrà il valore 12. Ripetendo questo per ognuno dei caratteri alfanumerici del codice fiscale, otterremo una sequenza di numeri. Come si calcola il valore di controllo? Prendiamo tutti questi 15 numeri, li sommiamo insieme e li dividiamo per 26. Perché 26? Perché nell'alfabeto ci stanno 26 lettere. Una volta diviso per 26, non prendiamo il risultato della divisione, ma bensì prendiamo il resto. Il resto sarà un numero compreso fra 0 e 25 e questo ci restituirà la lettera di controllo. Se il resto è 0 otterremo A, se il resto è 1 otterremo B e così via. Nel nostro caso abbiamo come resto 20, che corrisponde appunto alla lettera U. E quindi cosa avviene nello strato data link? Beh, nella trasmissione si prende tutta l'informazione, si calcola un checksum e lo si appiccica nella particolare parte del pacchetto. Se siamo invece in ricezione, prendiamo il pacchetto, isoliamo il checksum, ricalcoliamo e vediamo se c'è un confronto. Se combaciano, lo passiamo allo stato successivo. Se non combaciano, lo scartiamo. E quando lo scartiamo, vediamo cosa fare in base se vogliamo ritrasmissione o no. Quando il protocollo data link ha fatto il suo sporco lavoro e siamo, come dicevo poco fa, in trasmissione, la palla passa all'ultimo strato, nonché quello veramente forse più importante, perché è quello che garantisce la trasmissione, ovvero lo strato fisico. Lo strato fisico, che è quello implementato realmente a livello di hardware, è quello che fisicamente prende una sequenza di bit e li trasmette attraverso la rete. Possiamo trasmettere con wifi, bluetooth, fibra ottica o cavo ethernet. Stato fisico dipende dal mezzo di comunicazione. Eccoci qua, pinguini. Io mi rendo conto di aver parlato per circa 20 minuti e quindi la parte dell'estratamento la farò per la prossima volta. E quindi, prima di concludere, voglio ringraziare per l'attenzione se siete arrivati fino a questo punto e di non dimenticare di guardare gli altri video che porto su questo canale. Nella fattispecie, qui accanto metterò la playlist e la miniserie che ho fatto su internet, quindi non ve la perdete. E ci vediamo fra due settimane con la parte che riguarda l'istradamento dei pacchetti, perché adesso che li abbiamo spezzettati li dobbiamo mandare per internet. E quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione, ci vediamo col prossimo video. Ciao!